Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Fase 2, il governo dice tutte le regioni riaprono dal 3 giugno. Speranza dice ma monitoraggio continua, ora confronto bocce governatori. Confermate le indiscrezioni, non ci sarà l'obbligo di quarantena. Il ministro della Salute dopo l'incontro con i capi delegazione al momento dice non ci sono ragioni per rivedere la programmata riapertura degli spostamenti, monitoreremo ancora nelle prossime ore appunto l'andamento della curva. Boccia chiamerà tutti i governatori per continuare a confrontarsi sull'apertura. Caos CSM, Mattarella dice non si scioglie a discrezione, espressi da tempo sconcerto e riprovazione, riforma auspicata ma tocca le Camere. La nota del Capo dello Stato richiama appunto i partiti, ha detto inammissibile la commissione magistrati politici, ma la Costituzione non affida il compito di una riforma al Presidente ma a Governo e Parlamento. Minneapolis, arrestato e indagato per omicidio colposo l'agente che ha immobilizzato Floyd. I due si conoscevano, avevano lavorato insieme e quanto ha riferito in tweet Andrea Jenkins, vicepresidente del Consiglio Comunale di Minneapolis, a pochi giorni dall'uccisione per soffocamento del 46enne afroamericano. Nei suoi 19 anni al dipartimento, il poliziotto aveva ricevuto almeno una decina di denunce per il suo comportamento, senza mai un provvedimento disciplinare se non una lettera di richiamo. Coronavirus, il procuratore di Bergamo su zona rossa dice decisione era governativa, nostro dovere accertare i fatti, i cittadini chiedono giustizia. Si disse che al di là dei decreti emanati dal governo, la regione Lombardia poteva fare qualche cosa e l'assessore Gallera aveva ammesso che il provvedimento poteva essere preso dal pirellone. Sentito come test, il governatore Fontana per 2 ore, convocato anche il presidente di Confindustria Lombardia, Marco Bonometti. Caporalato su Rider, commissariata la Uber Italy. Servizio appaltato a terzi che sfruttavano e minacciavano migranti, società consapevole. Nel decreto che ha disposto il commissariamento della società, il racconto dei richiedenti asilo pagati 3 euro a consegna dalla Flash Road City, che li reclutava per le consegne di Uber Eats e le intercettazioni tra i vertici delle due società. Nelle chat le minacce a ciclo Fattorini che si ribellavano per i compensi, dicevano ti vengo a prendere a sberle, ti rompo il culo, e lucravano anche sulle mance dei clienti, hanno trattenuto 21.000 euro destinati ai rider e i giudici dicono turni di lavoro massacranti per accettare il maggior numero di consegne possibili. Notizie da Napoli e dalla Campania. Napoli, movida tranquilla tra i baretti di Chiaia, ordinanza rispettata, niente alcolici in strada. I controlli messi in campo dalle forze dell'ordine hanno funzionato. A quanto sembra, almeno sino alla mezzanotte, i ragazzi e gli esercenti della movida nell'area dei baretti di Chiaia hanno rispettato l'ordinanza emessa dal governatore Vincenzo De Luca. Nessun alcolico è stato consumato tra i vicoli all'esterno dei locali, anche se il timore resta per il weekend, quando con ogni probabilità il maggior numero di ragazzi in strada renderà più difficile i controlli delle forze dell'ordine. Di Lauro Junior la confessione, volevo fare il calciatore, così sono diventato boss. Ha ripercorso gli anni delle partite di calcetto e delle corse in macchina, lui attaccante mancato con la passione della Formula 1. Ha raccontato di quando aveva amici attorno a sé e poi che poi all'improvviso o comunque nel giro di qualche mese si trasformano in affiliati. E lui ad indossare le vesti di potente boss della camorra napoletana. Parola di Marco Di Lauro nella lettera confessione spedita in tribunale. Un paio di pagine per raccontare la sua storia che cambia in modo irreversibile con l'inizio dell'inferno. La faida di Scampia, 60 omicidi in pochi mesi nella guerra per il controllo delle piazze di spaccio a colpi di incendi, sequestri di persone, morti ammazzati, tregue armate e ancora morti ammazzati contro gli scissionisti.
Notizie da Treviso e dal Veneto. Si schianta contro le auto in coda al semaforo, motociclista in fin di vita. Tragico incidente verso le 19.15 di venerdì 29 maggio. Gravissimo. Un 46enne di Conegliano che non si è accorto delle auto ferme all'incrocio è stato ricoverato a Treviso e si è trasportato a Treviso con l'elisoccorso. Negativo il 99,70% di ospiti e operatori delle strutture per anziani della Marca. I risultati dei tamponi effettuati su 11.538 persone presentati all'osservatorio provinciale. Il calo rispetto ai test somministrati a fine aprile del 94,5%. Delitto di Fontana, l'omicida fa appello, dice: non ho assassinato io Igor. La sera del 30 settembre del 2018 la vittima era a Fontane di Villorba con amici, perché loro di origine moldava, anche loro di origine moldava, per festeggiare un addio al celibato. I legali del romeno 37enne hanno detto: nessuno ha avuto l'intenzione di uccidere. Scrive su un quaderno mentre guida l'auto stangata dai vigili una quarantenne residente a Campagna Lupia. È stata multata dalla polizia locale di Treviso mentre era alla guida di una Mercedes. Ai vigili ha detto: dovevo scrivere un indirizzo. Borsa di cibo gettata tra i rifiuti, uno spreco che fa rabbia. La lettera sdegnata di una cittadina moglienese che ha scattato alcune foto poco distante dal supermercato Lidl. Questa borsa l'ho trovata vicino al supermercato Lidl di Mogliano Veneto. Dietro a quella porta verde ci sono i bidoni delle immondizie dei condomini. Mi fa rabbia vedere queste cose, perché proprio io ho chiamato l'assistente sociale di Mogliano a chiedere se ho il diritto ai buoni pasto. Mi ha detto che se c'è il marito che lavora non ho il diritto, perché c'è uno stipendio che entra in casa e bisogna dare alle famiglie che non hanno niente. Poi dice: guardate le famiglie che non hanno niente, cosa fanno con il cibo, mostrando la borsa piena. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Pesca illegale, barca sequestrata a Marano Lagunare. La guardia costiera di Monfalcone ha sorpreso un peschereccio non autorizzato, carico di orate, branzini e cefali, pesce donato alla Caritas. Ieri il personale della Guardia Costiera di Monfalcone ha sorpreso un peschereccio illegale nel porto di Marano Lagunare. Dopo lunga attività investigativa, i militari hanno intercettato appunto nella notte un pescatore maranese che, usando un'imbarcazione non registrata come unità da pesca ma di porto, trasportava un carico di orate, branzine e cefali per un peso complessivo pari a circa 45 kg, tutto destinato alla vendita. Spilimbergo, tamponi negativi in casa di riposo. Ieri era emersa la positività di un'anziana asintomatica, subito isolata. Sono risultati tutti negativi i tamponi nella seconda tranche di esami effettuati sugli ospiti della casa di riposo di Spilimbergo, dove era emersa appunto la positività di un'anziana che asintomatica, però che è stata subito isolata. Pordenone, presi gli autori delle scritte contro la polizia. Una volta riconosciuti e convocati in questura, si sono scusati e hanno cancellato tutto. Due giovani pordenonesi, rispettivamente di 24 e 18 anni, sono stati individuati dai poliziotti della squadra volante quali autori di scritte vergate con bombolette spray ACAB, appunto, alla divisa Nessuna Confidenza, appunto, nel corso della notte a Pordenone, all'interno del parcheggio Candiani, nei pressi della stazione ferroviaria. Sacile, trovata senza vita la donna dispersa. Il corpo è stato individuato e recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco di Trieste sul fondale del fiume Livenza. Si sono purtroppo concluse con il ritrovamento del corpo senza vita le operazioni di ricerca e soccorso di una donna di Sacile lungo il fiume Livenza in località Cavolano. Il cadavere è stato individuato e recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco di Trieste sul fondale del fiume Livenza, in corrispondenza del cavalcavia autostradale. Nucleo patrimonio culturale sequestrato per 3 milioni di euro. Tra le principali operazioni dei carabinieri, il recupero di una cinquecentina finita appunto in Spagna e la scoperta di una serie di falsi di Lucio Fontana. I carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Udine hanno presentato l'attività
operativa relativa al 2019. I militari hanno competenza territoriale sul Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, ma hanno svolto attività di polizia giudiziaria anche al di fuori di quest'area, con particolare attenzione agli esercizi specializzati e alle piattaforme di vendita online. Cari amici, termina qui questa edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.